nei canali di Salmon Magazine, Instagram e Facebook, e nei canali Facebook della Fondazione San Zeno. L'ospite di oggi, della settima puntata di Altrove, Alessandro Anderloni, che invito anche su L'ospite di oggi Instagram. della settima puntata di Altrove, Alessandro Anderloni, che invito anche su Instagram, perché è su Facebook già lo vedete. Eccolo qua. Vedete che si connette a breve. Eccoci. Eccomi Vale. qua. Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Mi senti bene? Sì, ci siamo, sento bene. Perfetto. Perfetto. Anche per i nostri Anche telespettatori su su Facebook, se Facebook, se ci ci sono sono problemi problemi tecnici, tecnici, aggiornateci, avvisateci, che dobbiamo dobbiamo aggiustare in aggiustarli diretta. in diretta. E una piccola introduzione, allora, Allora, oggi la oggi è la settima puntata puntata di di Altrove, che è questa serie che abbiamo pensato in collaborazione con la Fondazione San Zeno, fondazione veronese che abbiamo già introdotto anche nelle precedenti puntate, però insomma diciamo estrettamente connessa alla Catalogna e al suo conduttore e Altrove è una serie che si prefigge di parlare di altri punti di vista diversi dal nostro, punti di vista diversi da quelli a cui siamo abituati nel territorio, motivo per cui le prime sei puntate siamo andati, grazie ai contatti che la Fondazione San Zeno ha stretto in giro per il pianeta, siamo andati in viaggio in diverse mete del mondo, insomma, siamo stati, vi ricorderete, in Bolivia, in India, in Bangladesh, in Guinea Bissau. E dopo questo primo ciclo di sei puntate, siamo detti, ma altrove è un altrove geografico, ma può essere un altrove anche dietro casa. E da qui l'idea di invitare Alessandro a parlare di un altrove che è proprio dietro casa nostra. E intanto, Ale, tantissimi dei nostri ascoltatori ti conoscono, però prova ad accennare due note biografiche su di su di te e su te, quello su che quello fai che nella fai vita. nella vita. Ma Matteo, ti ringrazio, ma mi limiterei a dire un montanaro. Quando scendevo in città a scuola, mi chiedevano se avevo preso la slitta d'inverno o se ero salito ad orso di un'aquila per venire giù. Naturalmente esageravano e mi prendevano in giro, e in realtà a volte ci si vergogna quasi di dire da dove arrivano le tue radici. Ecco, invece a me piace dire che sono un lessinico montanaro. Non mi sento cimbro, ma mi sento profondamente legato alla mia terra, dove ho iniziato a fare teatro e dove tuttora invento e racconto storie. Ok, beh, già qua mi hai dato un'informazione che mi mancava. Il termine lessinico ancora non l'avevo scoperto ed è molto molto interessante. Ed è Sì, che diverso uno è da più lessino. Sì, lessino anche. Qualcuno dice anche lesso, però ha un altro significato. E, beh, devo dire che in effetti la lessina e la montagna sono proprio un tratto caratteristico della tua attività. A tutti gli effetti, il nome Alessandro Anderloni è strettamente connesso con la lessina, anche se in realtà, ve lo vedremo poi durante l'intervista, più volte si tratta di confini della lessina, di Verona, del Veneto e anche dell'Italia. Però insomma, per chi ti conosce, questo è facile fare abbinare il tuo nome alla lessina. In realtà, oggi parleremo di un progetto molto particolare della tua produzione, che forse è meno conosciuto. Sì, è il teatro a Montorio. Sai, c'era un amico, Attilio Benetti, un carissimo amico che molti ricorderanno. Diceva, lui abitava nel covolo di Camposilvano, e diceva che il covolo di Camposilvano è il centro del mondo, come lo è Velo, dove sono io in questo momento,
come lo è Simon Magazine o la sede della Fondazione San Zeno, perché se guardiamo il mondo, qualunque luogo può essere il centro del mondo. E Attilio Benetti diceva il centro della spirale, lui era il più grande esperto mondiale di fossili, e diceva che le spirali hanno un'energia, e diceva noi prendiamo l'energia dal centro della spirale. E a me piace pensare che in ogni luogo, nella propria comunità, si possa parlare al mondo. La valenza di una storia raccontata in Lessinia, come in Congo o in Bangladesh, può essere una storia che parla al mondo. E le mie storie che ho iniziato ad ascoltare prima ancora che a raccontare quassù, le ho ritrovate simili, e ho soprattutto trovato la gioia di poterle condividere con persone che arrivano da ogni parte del mondo, da culture, lingue, religioni, storie diverse, e che si ritrovano per un periodo non felice della propria vita all'interno di un carcere, perché il carcere è una società multietnica, è una società multiculturale, dove si sperimenta una convivenza, se vogliamo, estrema, ma nello stesso tempo profonda, moderna. Qualcuno sostiene che il carcere anticipa la società di 20 anni. Ebbene, a Montorio, come in qualsiasi altro istituto penitenziario, si possono condividere storie in un luogo che appartengono a moltissimi luoghi. Pensate che grande privilegio e che grande opportunità questo può diventare. Beh, devo dire che hai già, come direbbero alcuni nostri follower più giovani, hai spoilerato alcuni punti notevoli di questa chiacchierata. In primis, giustamente sei andato a Montorio perché il tema della puntata di oggi è proprio altrove, dietro casa, precisamente nella casa circondariale di Montorio. Siamo ancora nel comune di Verona, cioè Montorio è ancora il comune di Verona, tutti gli effetti. Sì, sì. Quindi un primo, sicuramente un tema che tratteremo oggi, appunto, sarà la tua attività all'interno del teatro, all'interno della casa circondariale, o volgarmente detto carcere di Montorio. E mi viene subito da chiederti, ma cosa ti ha portato dalla natura, il verde della Lessinia, a questo luogo così inumano che è apparentemente almeno il carcere di Montorio? Intanto il carcere di Montorio è quasi in Lessinia, anzi dai, perché è ai piedi del... Lo sapevo che avresti detto. Matteo, tu mi conosci, sai che io sostengo che Lessinia inizia con la salita del Ponte Pietra. Inizia per me da Lessinia, e come diceva ben più autorevolmente di me Eugenio Turri, diceva che la Lessinia è una mano che entra fin dentro le case di Verona. Stupendo. E questa città si innalza con le torricelle ed è subito montagna, prima collina e poi montagna, e il carcere di Montorio è lì, è incastonato nel verde delle colline che si innalzano verso la Lessinia. È molto vicino a casa, io in 20 minuti sono a casa dalle celle del carcere di Montorio, si vede il Monte Purga che io ho qua sopra la mia testa. E quando mi chiedono... è quello con la chiesetta proprio sopra, giusto? Esattamente. Quando mi chiedono dove abiti, io spesso dico, se siete con le celle rivolte a nord, dalle finestre vedrete forse quella montagna inconfondibile con una piccola chiesetta sulla cima, e spesso quasi sempre mi dicono sì, la vediamo. Ecco, io abito lì sotto, quindi non è un luogo lontano da me, ma ci sono sempre passato davanti moltissimo, quasi giornalmente, vedendo questa scatola di cemento. Tu hai detto inumano, bisogna utilizzare bene le parole quando si parla di carcere. Credo che chi ha progettato quel carcere volesse progettare qualcosa di inumano, nel senso che sembra il tutto, ma non è solo quello, in ogni carcere sembra tutto progettato a partire dal colore dei pavimenti,
dal riverbero, il rimbombo, il suono delle stanze, perché non, la permanenza di esseri umani non sia lieve, non sia piacevole. Stiamo parlando di un carcere, naturalmente è difficilissimo parlare di una struttura senza capirne quali sono le esigenze e le difficoltà, e quindi probabilmente questi luoghi devono essere costruiti in questo modo. Ma dentro questa scatola di cemento vi posso assicurare che c'è una grandissima umanità, c'è un incontro di umanità in termini positivi e negativi, c'è anche uno scontro, c'è una condivisione, c'è un luogo che sembra essere costruito perché i rapporti umani vadano nel loro profondo, vadano a scavare dentro, non in superficie, mai in superficie, anche se l'impatto o certi atteggiamenti potrebbero sembrare superficiali o meglio difensivi, si scopre in realtà che si vivono rapporti umani profondi e naturalmente molto particolari. A proposito di rapporti umani, la tua attività con le falie è incentrata profondamente, correggimi se sbaglio, sulla comunità locale di Vero Veronese. Sì. E proprio perché tu porti sul palco, diciamo, le persone normali, le persone, gli abitanti di Vero Veronese, li metti al centro del palcoscenico. Quindi questo tipo di teatro penso abbia anche una sua definizione istituzionale, chiamiamola così, no? Si chiama teatro? Ma noi lo chiamiamo il paese in scena. Ok. Qualcuno lo chiama teatro popolare, qualcuno lo chiama teatro della comunità, ed è forse la definizione che mi piace di più. Ok. Di base sono gli stessi presupposti con cui tu lavori con quest'altra comunità apparentemente così diversa che è quella del carcere. Sì, perché è un lavoro che nasce dalla mia storia personale che parte appunto qui, nella mia comunità. Io mi trovo in questo momento a 20 metri dal luogo dove ho iniziato a far teatro, nella piazza del paese. E intorno a me c'è un paese che da 30 anni condivide un palcoscenico come attori, attrici, costumisti, scenografi, sarti, cantori, musicisti, ma anche come spettatori semplicemente. Da qui, da Velo, il mio lavoro dopo l'università è subito, quasi come una conseguenza logica, approdato alle scuole. Ti confido, Matteo, che è per me una primavera molto particolare, perché da 22 anni non mi capitava di non avere nessuno spettacolo scolastico da poter portare in scena. Erano 7 spettacoli che stavo preparando quest'anno. E 7 spettacoli scuole, con gli studenti? Tra cui anche lo spettacolo con il Teatro del Montorio, del carcere di Verona. Lavorando con le scuole, prima con le elementari, poi con le scuole medie e poi approdando ai licei e alle scuole superiori, ho continuato questo percorso di condivisione del far teatro con attori e attrici non professionisti, con la particolarità di creare testi, di inventare testi, di rischiare, di mettersi in gioco nell'invenzione del nuovo. La drammaturgia contemporanea ha grande bisogno come di ossigeno da parte di testi, ed è questa forse una lacuna oppure una mancanza che sento quando respiro l'aria veronese e non soltanto, anche nelle novità che non ci sono mai, nemmeno per questa estate che si apre. Abbiamo bisogno di rischiare, abbiamo bisogno di inventare teatro, di inventare drammaturgia. Con le scuole io condivido con i giovani, con i ragazzi, con i bambini, la loro storia, il loro ambiente, il loro legame profondo con le tradizioni che vivono, con la vita che vivono. Non scrivo mai un testo prima di iniziare le prove, e lo scrivo spesso... Guarda, faccio vedere le immagini che Ale, vediamo se riesco, ci sta facendo vedere. Non funziona tanto, ci riproverò. Scusami Ale.
Ecco, e questo condividere il teatro con le persone mi ha portato a mettere in scena dei testi che poi ho portato in varie situazioni. Una di queste, ricordo, stavamo recitando lo spettacolo Italiani Gente Unita con i ragazzi e le ragazze del Marco Polo. Sono una splendida comunità scolastica dove io lavoro da più di 20 anni e dove sono riuscito a fare, grazie a dirigenti e professori coraggiosissimi, degli spettacoli indimenticabili. Ebbene, questi ragazzi recitavano questo testo e tra gli spettatori c'era la direttrice del carcere di Verona, Maria Grazia Bregoli, che mi ha aspettato, come si fa alla fine dello spettacolo, mi ha avvicinato e mi ha chiesto, mettendomi quasi in difficoltà nel rispondere, se io volessi far teatro nel carcere. Probabilmente aveva colto da questi ragazzi in scena quella naturalezza, quella vitalità e forse quell'attitudine verso un tipo di teatro che lei pensava potesse funzionare all'interno del carcere. Io ho subito cercato dei compagni di strada e ho chiesto immediatamente a Isabella Di Lavello, attrice e drammaturga veronese, di accompagnarmi. Sentivo il bisogno di una persona che avesse la dote del silenzio, della scrittura, della sensibilità. Volevo certamente con me una donna in un luogo così maschile come il carcere, non soltanto maschile naturalmente, ma molto maschile. E poi, strada facendo, con lei si è aggiunto al nostro gruppo, che ha coinvolto moltissimi, Paolo Ottoboni, danzatore, attore, lui stesso autore, che ci accompagna da 2 anni in questo percorso che è iniziato nel 2014. Sono approdato al carcere di Verona con molte e confuse e sbagliate idee, quasi tutte. E se allora capivo poco del carcere, dopo 6 anni che ci lavoro posso dire di capirne ancora pochissimo. Ma Addirittura. permettetemi di dirmi, Matteo, che è difficile parlare del carcere, cerco di parlarne il meno possibile perché intanto mi sento profondamente a disagio nel pensare che le persone che là vivono non possano ascoltarci in questo momento. Mi sento a disagio nel pensare che non ci siano collegati gli attori e le attrici che là recitano. Certo, qualcuno che è uscito, spero che mi stia guardando. E se c'è lo saluto e le saluto perché ce ne sono che per fortuna sono uscite di là e spero portino con sé un bel ricordo. E quindi parlare di carcere è imbarazzante perché bisognerebbe lasciar parlare chi vive quell'esperienza. Non abbiamo quasi diritto nel parlarne. E permettimi di dirti che in questi mesi una cosa che davvero mi ha infastidito in maniera profonda, che mi ha toccato profondamente, è sentire, raccontare, prendere posizione, addirittura dare giudizi, dare suggerimenti, alzare polveroni intorno al carcere, anche al carcere veronese, da parte di giornalisti, di esponenti politici, di opinionisti, quando si dovrebbe essere molto rispettosi di quella realtà, perché è complessa, è difficile. Le persone che ci vivono, che ci lavorano, gli agenti di polizia penitenziaria che fanno un lavoro difficilissimo. È importantissimo, gli educatori. Bisogna parlare poco del carcere se non lo si conosce, perché si rischiano solo di dire cose qualunquiste e che non aiutano. Abbiamo vissuto un periodo di pandemia difficilissimo, fuori, pensate, pensate là dentro. E quindi davvero cerchiamo di essere molto, molto rispettosi e umili quando si parla di carcere. Ma tu hai avuto modo di rimanere in contatto con i tuoi, diciamo, con le tue conoscenze all'interno del carcere anche in questo periodo di Covid? Ho perso la domanda, non sento più. Mi senti ancora, Ale? Sì, adesso sì. Ok, volevo chiederti, sei riuscito tu a rimanere in contatto con alcune tue conoscenze all'interno del carcere o avevi, insomma, diciamo, un punto della Allora, situazione? sì, io sono restato, naturalmente la famiglia del carcere è una famiglia
vive anche di fuori di quel luogo, e quindi si crea una condivisione profonda nel percorso che si compie. È impossibile lavorare da soli in carcere, è impossibile pensare di essere dei solisti, è un lavoro corale. Se qualcuno stona in questo coro, naturalmente tutti possiamo stonare, l'importante è sentire che le nostre voci sono insieme, sono un gruppo. E quindi si crea un legame che voi, spesso è fatto di incontri fugaci, di scambi, di un saluto lungo i corridoi, di pochi incontri, però si capisce moltissimo dagli sguardi, dall'atteggiamento, dal tono della voce. E quindi è una famiglia con cui si condivide un percorso. Non si entra in carcere da soli, anzi, come dice Fra Beppe Prioli, che è nostro frate cappuccino, io vado a trovarlo a San Bernardino e mi offre sempre il caffè con la grappa che ha nascosta dietro la Madonna nel refettorio dei frati. Lui è in carcere da 50 anni, a 60 anni. Io dico: Beppe, insegnami tutto. E lui dice: cosa vuoi che ti insegni? Ascolta le persone, dice. Io sono qui per ascoltare. E Fra Beppe, che per me è stato uno dei riferimenti là, perché lui ha dedica la vita intera. Le associazioni con cui collaboro, la Paola Tacchella e Microcosmo, che mi hanno aperto le porte del carcere, perché io ci sono andato perché iniziavo a collaborare con il Film Festival e questo ha portato poi a conoscere quella realtà. Tutte le persone che mi dicono: non venite a fare i samaritani in carcere, non venite a sentirvi di aiutare o di cambiare le cose o di cambiare le persone. Venite, e Fra Beppe mi dice sempre: vieni e chiedi permesso, bussa a quella porta. Quando hai bussato, ascolta, qualcuno ti aprirà. Mm. Capisci, questa cosa mi porta a essere molto, molto coi punta di piedi, cioè si deve entrare in oltre quei cancelli, in punta di piedi, sapendo che bisogna imparare. E se guardo alle mie primissime esperienze a Montorio, mi vedo impaurito, anche un po' ridicolo, credo che Isabella Di Lavello, se potesse parlare, lo confermerebbe. Eravamo due neofiti che non conoscevano, non sapevano nulla, che si sono trovati a lavorare con un gruppo fantastico di giovani ragazzi, un gruppo, pensate, un'esperienza molto rara, di detenuti e detenute insieme, quindi maschi e femmine, che insieme percorrono un laboratorio teatrale per portare in scena uno spettacolo. E vi assicuro che è stata un'esperienza che non dimentico, di cui ho anche nostalgia. A volte faccio qualche risata con i miei collaboratori e condivido anche con la direttrice del carcere tutta la nostra inesperienza. E ciò nonostante, la soddisfazione di aver messo in scena degli spettacoli, delle performance di un'intensità e di un coinvolgimento emotivo grandissimi. Sì, guarda, io ho avuto la fortuna di assistere a un paio di spettacoli che avete messo in scena negli ultimi anni e sono, cioè, incredibili, cioè, non mi rimane che confermare quello che dici, effettivamente l'impatto è pazzesco. Ma togli una curiosità, cioè, all'inizio come è stato avere a che fare con la comunità del carcere? Quali sono state le prime sensazioni, l'approccio, il conoscersi? Che tipo di dinamiche, com'è che funziona? Hai detto la parola giusta, no? Quando ci si avvicina a una comunità, qualunque essa sia, sono importanti i primi passi, il primo sguardo. Io dico sempre che in quel luogo c'è una capacità di leggere le persone immediatamente, al primo sguardo, al primo apparire. Ci si sente nudi e fa bene sentirsi così, nel senso che ci si sente capiti fino in fondo. In carcere si dice che è impossibile dire bugie. Io magari non dico impossibile, perché poi ci si tempra e quindi si riesce anche. Però è molto difficile nascondere le cose. Ed è incredibile quando si arriva con un gruppo con cui lavori da tempo,
che non ha nemmeno bisogno di dirti cosa c'hai oggi, cosa ti è successo, cosa, perché lo capi. È un linguaggio che va oltre le parole. Diciamo che forse le parole sono una cosa che comunica meno in quel luogo. C'è molta sintesi. Sì, c'è un'empatia che passa dal linguaggio del corpo, ma poi da un linguaggio che non è né fisico, né sonoro, né verbale. È spirituale. Passa da canali che non sono fisici. Dentro alla comunità, quando si arriva, si è in qualche modo un estraneo, e questa tua estraneità la senti subito dal tuo muoverti nei luoghi, perché il passo di chi entra là dentro è diverso da chi là dentro lavora o vive. È di fretta, mentre in un luogo come quello è la lentezza a fare da padrone. Dal tono della voce, dalle troppe parole. Una delle cose che ho imparato è che bisogna misurare le parole, non solo perché rimbombano nei corridoi e suonano a volte quasi stonate, ma perché bisogna avere la capacità prima di tutto di ascoltare. Certo, quando uno arriva in una famiglia, sono i suoi gesti a far capire a chi lo ospita se è in sintonia, no? Quindi qualche gesto stonato in qualsiasi comunità si approccia, là viene amplificato. Ed ecco che io posso dire di aver imparato dall'esempio di chi lavorava prima di me, dall'esempio di chi condivide il lavoro giornaliero in quei luoghi e dall'esempio delle persone che hanno fatto teatro con me, che mi hanno anche messo in guardia su tante cose, mi hanno anche molto preso in giro, giustamente, mi hanno anche fatto scherzi e hanno condiviso con me però sempre una certa lealtà. I rapporti all'interno di un lavoro di teatro, e adesso parlo davvero del teatro, come questo, hanno dei presupposti di lealtà e di non c'è la possibilità di mentire. Io lì mi sento davvero al limite della mia professionalità, ovvero devo tirar fuori tutto quello che ho e devo tirarlo fuori nel miglior modo possibile, perché è molto difficile che io inventi o possa cavarmela senza avere qualcosa di importante da offrire. Pazzesco, pazzesco, deve essere una cosa incredibile. Tra l'altro ti dico, Isabella di Lavello ci sta seguendo su Facebook e ha appena commentato anche lei, conferma, eravamo ben ranati alle prese con una lingua nuova da apprendere. E tra l'altro a proposito di, io ho, grazie ad Alessandro che appunto tra l'altro stasera ci sta facendo da regista, Alessandro Fainello della Fondazione San Zeno, ciao Ale. E, abbiamo recuperato da una tua intervista una tua dichiarazione in cui dici: io le chiamo le mie due ore d'aria settimanali perché devo obbligatoriamente depositare il cellulare e questo è benefico, ma soprattutto perché respiro umanità più nelle furbizie, nell'opportunismo che nelle condizioni carcerarie ci sono e non vanno negate. E che sono gli stessi nostri, le furbizie, l'opportunismo che noi mettiamo nei nostri gesti e nel nostro lavoro. Guarda, davvero è imbarazzante, perché se ci fosse qualcuno dei miei detenuti mi direbbe Alessà, che cazzo dire io, come posso permettermi di dire sono le mie due ore aria? Mi direbbero, dai, ci prendi in giro? Ma in realtà so che sorrideranno e mi diranno, vabbè, è un contastorie, lasciamolo raccontare. Però è vero, dover depositare quel telefono in un armadietto e sapere che per le due ore, tre ore successive tu non avrai altro che essere per quelle persone e con quelle persone che sono con te in questo percorso. Se ci pensate, dove è arrivata la nostra società, è quasi un gesto rivoluzionario, è una cosa più unica che rara. Io forse l'ho provata nelle grotte quando vado a fare speleologia, dove non hai, ovunque siamo connessi. Eh sì. E
non è sbagliato pensare che chi entra respiri per 2 ore un'aria diversa, che possa sentirsi per 2 ore in un mondo parallelo. E questo io lo provo e mi mette in gioco e mi manca tanto. Se c'è una cosa che mi manca di queste settimane è il giovedì pomeriggio, non poter partire e arrivare, anche perché adesso spero ne parleremo. Abbiamo lasciato in sospeso un progetto bellissimo, uno dei progetti teatrali più forti della mia intera vita. E quindi mi emoziono soltanto al pensiero di cosa abbiamo interrotto. Cioè, sarebbe? Sarebbe il lavoro su Dante e la Divina Commedia. Sarebbe. Nel senso che l'anno scorso abbiamo proposto alla direzione del carcere e alla Fondazione San Zeno, che ci accompagna da 6 anni ed è davvero preziosa, perché tutto ciò di cui stiamo parlando lo dobbiamo a questo cammino che abbiamo fatto con la Fondazione San Zeno, che sostiene questo progetto. E credetemi, avere accanto un partner, del genere, così importante in un progetto così complesso nella sua organizzazione, è una cosa rarissima e preziosa. Noi Sempre preso. siamo parte del Coordinamento Nazionale del Teatro in Carcere, abbiamo condiviso con altri colleghi le nostre stesse difficoltà e fatiche e speranze e obiettivi raggiunti, e possiamo davvero essere considerarci fortunati di aver trovato un nostro compagno di strada, anzi una compagna di strada, che è la Fondazione San Zeno, e le persone che fanno parte della Fondazione San Zeno, perché non è soltanto un ente, è un condividere con le persone questo percorso. E laggiù, dico laggiù perché penso di essere il messino dell'alto. L'anno scorso abbiamo iniziato con l'inferno, 3 anni, dal 2019 al 2021, quando ci saranno i 700 anni della morte di Dante, 3 anni dedicati alla Divina Commedia, 19 l'inferno, il 20 il purgatorio, il 21 il paradiso. Abbiamo iniziato a leggere Dante, gli endecasillabi, non siamo andati in cerca di sotterfugi, ci siamo confrontati con la Divina Commedia, con quelle terzine, con Dante, uomo che si intreccia con Dante, che percorre i 3 regni oltremondani e mette in scena se stesso e racconta se stesso, autore e personaggio della commedia. Abbiamo iniziato a spiegare e a condividere con le persone del laboratorio la condizione di essere in inferno, un fine pena mai, un ergastolo, anzi un ergastolo ostativo. La condizione di essere dei purganti che salgono la montagna del purgatorio. Abbiamo condiviso le nostre miserie, le mie miserie, ci siamo messi di fronte allo specchio di noi stessi e ci siamo guardati dentro. Abbiamo visto noi stessi in Dante Alighieri, esiliato e marginato, condannato ingiustamente, attenzione, condannato ingiustamente. E spero mi stia guardando adesso un giovane splendido dei nostri attori, danzatore magnifico che aveva recitato con noi l'anno scorso nella Città Dolente, che a un certo punto, mentre io raccontavo della vita di Dante, era mezzo addormentato dietro a un palchetto là che sembrava farsi i cavoli suoi. Ho sentito dire: "Beh, Dante è uno di noi". Ecco, Dante è uno di noi l'abbiamo poi scritto sopra il volto di Dante Alighieri nell'aula 4 della casa circondariale di Montorio. Dante, uno di noi. È stato un momento che mi ha rivelato quanto la forza della letteratura, in questo caso, possa parlare con risultati straordinari. Immagina, Matteo, cosa significa leggere, non so se tu sei pratico di Divina Commedia. Pochissimo. Tu credo che prendi un versetto, prendi un endecasillabo, una terzina e leggila, capiscila. Tu magari non siamo noi freschi di scuola, ma tanti studenti qua magari ci stanno guardando. Immagina leggerla con persone che hanno una madrelingua diversa, che hanno una cultura diversa, che parlano l'italiano perché l'hanno imparato, magari spesso l'hanno imparato anche da pochissimo.
che condividono una letteratura diversa, che hanno mai avuto la fortuna, l'avventura di incontrare Dante. Immagina di sentire Dante tradotto in tedesco, in spagnolo, in inglese, in swahili. Immagina di sentire uscire Dante dalle nostre bocche, così come ognuno di noi, poveretti, poveri, mortali, con tanta umiltà possiamo. Ecco, noi abbiamo capito che quando ci si eleva, là dentro accadono cose straordinarie. Ed ecco che lo scorso anno abbiamo messo in scena una rivisitazione dell'Inferno di Dante, intitolato Nella città dolente, con uno spettacolo itinerante nei luoghi del carcere, qualcosa di unico. E io devo veramente ringraziare il carcere, perché è tutto il personale, perché sono stati magnifici, hanno permesso a noi di camminare in quei luoghi incontrando le scene, collaborando, dandoci la possibilità di portare più di 500 spettatori e spettatrici che hanno toccato, visto, annusato, sentito quel luogo. La direttrice del carcere spesso mi dice che la città di Verona considera quel luogo qualcosa di estraneo, di chiuso e di quasi qualcosa con cui non avere a che fare. Ebbene, sì, la mia grande gioia è aver portato centinaia e centinaia di persone, tra cui, e adesso magari ne parliamo, i ragazzi, gli studenti. Ma esatto, questo proprio chiedere, però, questo collegamento tra la tua comunità, la comunità di studenti in cui abitualmente lavori e collabori, e la comunità di detenuti. Cioè, deve essere stata come è stata? Anche qui nasce dal coraggio di Maria Grazia Bregoli e degli educatori del carcere, che hanno accolto quest'idea di far partecipare al laboratorio degli studenti delle scuole superiori veronesi. Naturalmente studenti maggiorenni, che avevano già un percorso di teatro precedente con me, con Isabella, con Paolo, con altri nostri collaboratori, quindi arrivavano al carcere con un percorso di teatro già compiuto. E loro, in più occasioni, in più progetti, in particolare nel progetto dell'anno scorso, sono entrati e hanno partecipato a una porzione del laboratorio e sono stati in scena per lo spettacolo finale. Questa è una cosa possibile, non è l'unica, perché in carcere ci sono associazioni che organizzano lavoro, incontri culturali, incontri letterari, cinema. C'è un dialogo continuo, le visite degli studenti, la scuola alberghiera, la scuola superiore, l'università. C'è un continuo scambio, soprattutto con il mondo della scuola. Ed è prezioso, ed è uno scambio in cui ci si confronta e si scopre di avere moltissimo da dirsi, da condividere. E tutte le nostre perplessità sulle difficoltà che avremmo incontrato nel far lavorare insieme studenti e persone detenute sono svanite in pochissimi secondi, perché quella sintonia di cui ti parlavo prima, questa capacità di comprendersi, di andare oltre le nostre maschere, di non poter indossare molte maschere perché cadono immediatamente, ha fatto sì che il lavoro, il gioco del teatro, fosse molto facile, tanto da perdere i confini subito tra l'uno e l'altro gruppo. E i giovani, tra cui il giovane di cui adesso vediamo una fotografia nella palestra di Montorio, quell'immagine che vediamo su Facebook, dove lui recitava, pensate, il monologo per intero di Ulisse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, quel monologo straordinario del 26esimo d'inferno. Ecco, la presenza di giovani ha permesso di fare subito sintonia, ed è una delle esperienze molto belle che portiamo avanti a Montorio. Quest'anno ancora più preziosa, perché oltre ai ragazzi
avevano iniziato questo percorso anche le ragazze, quindi studenti e studentesse. E stavamo provando il secondo capitolo del progetto Dante 700, ovvero la messa in scena del Purgatorio. Libertà va cercando. È Virgilio che chiede nel primo canto del Purgatorio a Catone, custode della montagna del Purgatorio, Catone suicida, che Dante non condanna all'inferno, ma mette a custodia del Purgatorio. Ebbene, Virgilio, quasi inchinandosi, prostrandosi, dice a Catone: questo qui, questo Dante qua, questo uno di noi, questo tutti noi, ti sta chiedendo di salire il Purgatorio perché sta cercando la libertà. Libertà va cercando, come sa chi per lei vita rifiuta, come dice Virgilio, come lo sai tu, Catone, tu lo sai bene cos'è la libertà, perché hai rifiutato la tua vita, ti sei ucciso per la libertà. Ecco, questo qua sta cercando la libertà. Cosa vuoi? Cosa vogliamo? Impedire a qualcuno di cercare la libertà? Pensate queste parole come possono risuonare all'interno di un carcere. Sembrano risuonare come una sinfonia. E guardate che la cerchiamo tutti noi la libertà. Attenzione a sentirci fuori, dentro. Non esistono confini. Là dentro ci siamo tutti, come ci siamo tutti fuori, perché tutti cerchiamo la nostra libertà. Anzi, spesso è fuori dai muri che non la riusciamo nemmeno a cercare, non solo a trovare. Ecco, libertà va cercando, era ed è, perché lo porteremo in scena, perché il 2020 non è finito, è il secondo capitolo del percorso di Dante 700, che finirà nel 2021 con Il Paradiso. Togli una curiosità, quanto è utile, no, utile, danno di più loro a te e a tutto l'entourage, agli studenti che con te entrano in carcere, o sono più i detenuti che ricevono da quello che ho portato da fuori? No, è una domanda a cui non si può rispondere, perché non c'è una bilancia, non c'è assolutamente una bilancia, è una condivisione che, se è autentica, è un dare e un avere, ma non c'è nemmeno bisogno di dire qual è il dare e qual è l'avere. Ci sono dei momenti che potrei descriverti, che sono rimasti spesso impressi nella mia mente. La fatica di imparare un monologo teatrale, di imparare una delle terzine di Dante, è una cosa che dà moltissimo a te, perché ti senti quasi di ricevere un regalo. Un regalo di qualcuno che avrebbe nessuna convenienza, perché dovrei imparare un monologo intero e studiarlo e portarlo su un palcoscenico? E quindi darti la generosità del tempo, dell'energia, della fatica. Nello stesso tempo puoi sentirti di portare, di permettere di vivere per 2 ore in quel luogo, un momento in cui la ruota delle persone che abitano quel luogo, questa ruota che continua a girare nella testa, che è una ruota che ha come unico, come grande pensiero quello di uscire da quel luogo, ed è un pensiero che continua a macerarti dentro, a coinvolgere tutto il tuo sentire. È un pensiero di chi non puoi vedere, dei tuoi amori, dei tuoi affetti, delle amicizie, di ciò che hai fuori che ti aspetta. Ecco, questo pensiero spesso può essere interrotto per qualche minuto anche dal fare teatro, anche magari dal sentire che Dante Alighieri si struggeva all'idea di non poter più rivedere Firenze, come le persone che abitano quel luogo. E penso a uno dei nostri grandi attori, il veterano, dai, dico anche il suo nome, Carlo, perché so che gli farebbe piacere sentirlo. Quando Carlo, che recita con noi da 5 anni, mi parla del lungomare di Margellina, Napoli, e lui è lì
e sento che mi parla di spacca Napoli e dei cornetti rossi che si comprano nel cuore di Napoli, con quel struggimento totale di non poter essere là. Ecco, come non pensare allo struggimento di Dante che non può tornare nella sua Firenze? Cosa c'è di più alto? Cosa possiamo aggiungere a questo? Cos'è che possiamo aggiungere a questa condivisione profonda? Soltanto in un luogo del genere si può comprendere. Certo. Beh, incredibile questo parallelismo con Dante. Poi volevo fare un'altra domanda, sempre ingenua, come mi viene da fare. Cioè, ti sei mai chiesto, ti sei mai posto la domanda, ma cosa sto facendo? Nel senso, mettendo in scena, portando sul palco dei criminali, degli assassini, degli ergastolani. Cioè, come. Boh, è una domanda che penso sia molto anche umana. Sai, Risposta che mi piace. hai una bella faccia tosta a dire con così leggermente criminali, assassini, ergastolani. E credo che piaceresti ai nostri compagni di strada perché non hanno peli sulla lingua. E mi ricordo quando mi hanno spesso fatto notare il mio tentare di svicolare da certi discorsi o da certi concetti, no? Come dicevo, ma cos'hai paura di parlarne con noi? Cos'hai paura di parlare di queste cose? Non Questa è una fare sfida. il bambino. Intanto posso dirti una cosa, che lì dentro ci possiamo ritrovare tutti e tutte. Ah, E beh, quindi certo. è un luogo che non ha in realtà confini che noi non potremo un giorno valicare. Certo. E certamente condividiamo le nostre storie con le loro, storie più o meno difficili, storie più o meno importanti. Io non mi sono mai interessato a quale fosse il reato, non è una domanda che non ho mai fatto in 6 anni, quale fosse la pena, quali. Non lo faccio per discrezione, ma soltanto perché sento che è un elemento che non cambierebbe rispetto al lavoro che stiamo facendo e che comunque può essere condiviso nel momento in cui liberamente si parla di queste cose, le persone condividono la loro situazione, il loro percorso e scopri che è molto più facile parlarne di quanto si pensi, che crea molti meno patemi di quanto uno possa Beh, immaginare. proprio perché, forse come dicevi prima, è un'esperienza umana, può succedere veramente a tutti. Certamente, e soprattutto è un'esperienza che non ha niente di diverso da altre esperienze di vita. So che potrebbero sembrare delle frasi forti o qualunquiste, ma in realtà si scopre che la vita può metterti davanti a dei bivi, a degli itinerari, a degli sbagli, a delle opportunità, a delle sfighe. Sì, A degli esatto. errori grandissimi, cose brutte, sbagliate, cose, capisci? È la condivisione, ed è un po' il malanno del nostro tempo, quello del giudizio, non soltanto del nostro tempo, del giudizio, della presa di posizione nei confronti delle vite altrui. E comunque il mio lavoro là dentro è fare teatro, come lo è nelle scuole, come lo è con i bambini, i ragazzi, come lo è qui a Velo, come è in tutte quelle situazioni in cui io ho condiviso il teatro. Noi abbiamo scritto nel nostro quasi manifesto che vogliamo cercare di fare teatro nella maniera più onesta possibile, con il rispetto per il nostro lavoro, per le persone che faranno teatro e per gli spettatori che lo verranno a vedere. E c'è un endecasillabo nato prima di Dante, prima del lavoro su Dante, un endecasillabo dello spettacolo Mercante di Storie, che era scritto sulla scenografia di quello spettacolo,
che dice, ed è nato lì a Montorio facendo teatro, dice: le storie non si possono rinchiudere. È un endecasillabo sdrucciolo per gli dantisti all'ascolto, ovvero con l'accento ultimo sulla terz'ultima sillaba. Le storie non si possono rinchiudere. Perché ci sarà sempre un pertugio, un foro, una fessura sotto la porta, un buco della serratura, un fazzoletto di cielo, da dove la storia esce. Possiamo pure pensare di chiudere una persona in un carcere, ma la sua storia, quello che ha da raccontare, quello che ha da vivere, uscirà sempre da qualche parte. E guardate che non possiamo non farne i conti. Una delle frasi più bisogna buttar via le chiavi, no? La frase nostra, no? Bisogna buttar via, buttatele pure via le chiavi, ma non illudetevi che le storie non le rinchiudete e usciranno sempre dal buco della serratura di quella chiave e dovrete averne a che fare, dovremo averne a che fare. Pensare che là dentro, ecco, ci siamo tolti il pensiero, ecco, sì, nel bene o nel male, no? Le storie non si possono rinchiudere e conviene ascoltarle e raccontarle se si ha una storia da raccontare. A proposito, abbiamo parlato di chi è dentro, abbiamo parlato di chi va a fare parte da fuori verso il carcere, dentro il carcere, ma gli spettatori che ruolo giocano su questo? Fondamentale, perché l'attesa dello spettacolo è l'attesa di essere ascoltati. Una delle cose che noi abbiamo sperimentato è l'orgoglio e l'importanza che ha per una persona detenuta quella di prendere la parola e dire: adesso parlo io e mi ascoltate. Per quell'ora di spettacolo davanti a agenti di polizia, educatori, personale del carcere, davanti ad avvocati, davanti a magistrati, autorità, professori, persone di tutte le estrazioni sociali, magari lo stesso magistrato con cui dovrai confrontarti per i permessi, per l'uscita, per avere ascolto nei propri diritti, per portare le proprie rivendicazioni, ecco, per quell'ora. Quelle persone ascoltano. Essere ascoltati è tantissimo. E vi assicuro che la commozione reciproca, sia dalla parte di chi recita e dalla parte di chi ascolta, è palpabile. Ed è palpabile nel silenzio, nello sguardo, nei pianti, nella commozione, nei brividi. Ci sono stati, nel nostro cammino di 6 anni, degli spettacoli in cui i detenuti avevano un rapporto diretto con gli spettatori, li prendevano in causa. Ricordo che in Mercanti di Storie c'era uno degli attori, un giovane attore, che a un certo punto doveva raccontare una storia e il patto era che avrebbe dovuto scegliere una persona del pubblico, andare in platea, prenderla per mano o prenderlo per mano, portarlo sul palcoscenico, metterlo davanti a sé e raccontare solo per lui, guardandolo negli occhi, una storia. Mamma mia. Questo momento non è stato emozionante soltanto per lui, la cui voce tremava, ma la persona che poi ho conosciuto, che ha portato davanti a sé, mi ha detto che aveva il cuore che batteva fortissimo e ha sentito un'onda umana raggiungerla. Abbiamo inventato una scena nello spettacolo Invisibili in cui il pubblico entrava in un'aula, in una delle aule in cui si frequentano la scuola e gli altri incontri. Sì. Quei luoghi hanno delle porte di ferro, giustamente, il cui rumore è inconfondibile. Quando il pubblico è entrato in quel luogo, abbiamo chiuso violentemente quella porta, tum! E l'eco di questa chiusura ha scosso il pubblico. E in quella scena uno degli attori teneva in mano uno specchio e si avvicinava alle persone, costringendo le persone a guardarsi loro stesse negli occhi in quel luogo.
Me lo Questo ricordo. c'eri? Sì, impressionante. Questo significa che il luogo diventa palcoscenico e platea. Si distrugge la quarta parete, non esiste se non in una commistione dove lo spazio del racconto, lo spazio dell'ascolto si mescolano. Ed è, credo, soltanto in un luogo del genere dove puoi ottenere un risultato, anche teatralmente parlando, così forte. Il luogo che più ci turba e più ci sprona e ci stimola anche come gente di teatro è il cortile dell'Ora d'Aria, questo quadrato di cemento Ah, sì. dove il tuo orizzonte è il fazzoletto di cielo che vedi al di sopra, che è completamente estraneo a tutto e per questo restituisce la possibilità di diventare la scenografia per qualunque cosa, in cui le storie acquistano una potenza tale proprio per il luogo dove sono raccontate. E ricordo quella scena dello spettacolo in cui, dopo aver girato per giri infiniti, guardando per terra, in tondo, in questo quadrato di cemento, l'attore si fermò davanti al pubblico. E con un tempo lentissimo alzò gli occhi verso l'unico elemento naturale che poteva vedere, il cielo. Ricordo quale forza ci fosse in quello sguardo, in quel tempo che acquistava, si dilatava potenzialmente all'infinito. In quel luogo poi si sentiva arrivare una voce che cantava da lontano. E questo canto apriva una dimensione geografica, spirituale, inaspettata. Ecco, queste sono dico, i miracoli che si riescono a creare a Montorio. Montorio, miracoli di Montorio. Ale, piccolo break tecnico. Allora, Instagram dopo un'ora finisce il tempo. Io direi, cioè, se ti va, potremmo continuare ancora 10 minuti, 4 ore per non appesantire troppo il nostro pubblico. Però dobbiamo, se sei d'accordo, terminare la diretta e ricominciare subito dopo. Sì, Probabilmente nel Matteo, Facebook abbiamo anche raccontato mia. molto, quindi potremmo anche salutarci, nel senso che puoi aggiungere parole alle parole. No, Sei tu. allora, facciamo così: tu hai un qualcosa che senti di voler condividere per concludere l'intervista o Sì, qualcosa che guarda. abbiamo saltato? No, abbiamo raccontato tutto. Mi scuso se non ho citato qualcuno dei nostri collaboratori, penso a Flavio Pettene, che ha realizzato delle immagini stupende, fotografiche e video, che spero un giorno di poter mostrare, perché oltre allo spettacolo, durante il percorso dantesco stiamo creando un racconto videografico che spero un giorno di poter condividere. E molti altri collaboratori che sono entrati, Giovanna Ferrarese per i costumi, insomma, sono molti quelli che collaborano e sanno tutti che hanno tutti la mia riconoscenza e tutte la mia riconoscenza. Io vorrei solo darvi un appuntamento. Aspetta un secondo perché Finiamo la abbiamo diretta e bisogno di. riparto. Cosa dici? Ce la Dai, fai? 50 secondi o vuoi che ricominciamo un attimo? vai, ricominci Ok. subito. Allora rientri come prima, va bene? Ok, scusate un secondo, pausa tecnica dovuta a di Instagram. Ok, allora. Ricominciamo un'altra diretta anche su Instagram in maniera tale che concludiamo in bellezza, andando giusto tempo anche ai saluti e alle conclusioni finali. Naturalmente, se ci sono domande, siete benvenuti, più che benvenuti, per cui sentitevi liberi di sfogarvi e sfogare la vostra creatività facendo
tutte le domande che preferite. Vediamo se Instagram mi consente di fare ripartire la diretta. Eccoci qua. Su Facebook. Bene, allora, la diretta su Instagram è ricominciata. Non appena Ale si connette, lo invitiamo a partecipare. Sono le 7:35. Ok, eccolo qua Ale, perfetto. Eccoci. Eccoci qua di nuovo Ale. Allora, concludo questo invito, sì, a cui tengo moltissimo. Spero che prima o dopo, Matteo, io ti ringrazio per questa opportunità, ma ti confido che non vedo l'ora di uscire dagli schermi. Non avevo dubbi. Non ne posso più di schermi, di dirette, di condivisioni. Credo che abbiamo bisogno di uscire dagli schermi. Nessuno mi venga a raccontare che il teatro si può fare con gli schermi, perché non si può, non esiste. Grazie a tutti gli artisti, io stesso mi sono cimentato, tutti gli... grande riconoscenza per chi ha tentato di tenere viva la fiammella, ma nessuno si illuda che si possa fare teatro, musica, attraverso gli schermi. Lo dico anche a chi sta scrivendo le leggi là, e non pensate di fregarci confinandoci dentro gli schermi, perché non ci stiamo noi qua dentro. Noi usciamo, andremo in piazza a far teatro, distanziati finché volete, ma noi qua dentro non ci stiamo. E spero che non si buttino via soldi, lo dico, per fare progetti in cui si porta il teatro online, perché non esiste. Scusa Matteo, tanto meno per la scuola, smettetela con questa scuola didattica a distanza, smettetela, avete... questa è stata un'emergenza, dobbiamo tornare a scuola tra i banchi, condividere la scuola, ci sono professori, insegnanti, maestre, che... bambini, adolescenti, noi dobbiamo tornare a scuola e dobbiamo tornare a fare teatro a scuola, dal vivo, non negli schermi, non buttate via soldi negli schermi, basta, chiudo. Per questo volevo dirvi che noi... a fine anno sono sicuro riusciremo a portare in scena il secondo capitolo del Dante 700 a Montorio. Si intitolerà Libertà va cercando. E, informazione proprio pratica, come partecipare. Sulla pagina, esatto. Facebook, sulla pagina Facebook dell'associazione Le Falie, okay, di Vero, okay, che è l'associazione che cura questo progetto, voluto dalla direzione del carcere, sostenuto dalla Fondazione San Zeno, e attraverso le pagine della Fondazione San Zeno ed altre pagine collegate ci saranno pubblicate le date degli spettacoli. È necessaria una iscrizione obbligatoria fornendo i propri dati per chiedere l'autorizzazione e poi entrare secondo le indicazioni che verranno date. Naturalmente è un numero limitato di spettatori, quindi è importante essere sul pezzo e subito, se si vuole partecipare, essere pronti ad iscriversi. Non sappiamo ancora quale sarà il periodo e quali saranno le modalità, però speriamo possano essere entro il 2020 con il purgatorio, per poi continuare con il paradiso nel 21. Se il purgatorio per questo tempo di sospensione saltasse nel 2020, fosse nel 2021, sforeremo l'anniversario e porteremo in scena il paradiso nel 2022, però io spero di farcela. E spero che questo sia uno degli eventi importanti dell'anniversario che Verona dovrebbe prepararsi a vivere, di Dante 700. È un anniversario storico, unico, e credo che questo progetto in carcere, di Dante in carcere, contribuisca con qualcosa di grande valore, che non sento si stia facendo in altri luoghi d'Italia, e che forse di cui la città dovrebbe accorgersi, e una buona Verona che c'è si sta accorgendo. Ecco, che questo sia un momento di partecipazione della città. Noi abbiamo Dante che ci guarda da Piazza dei Signori quando non è circondato da mercatini o da tendoni di brulè, ci guarda come per dire: guardate che ho vissuto qua, guardate che in questa città ci ho vissuto 10 anni forse, guardate che
gran parte della Divina Commedia l'ho scritta qua, Veronesi, cercatevi cazzo. Guardate che io e dovremmo essere qui che ci aspettiamo di vivere con lui tutto il 2021, ecco. Noi faremo molte iniziative, quando dico noi, dico persone che si stanno dando da fare, in primis l'Università degli Studi di Verona, che sta organizzando uno splendido convegno su Dante, ed ha organizzato e sta portando avanti delle iniziative stupende sull'anniversario, e molte altre associazioni che, nonostante questo farraginoso modo di gestire le cose dove si complicano sempre, molte altre associazioni si stanno occupando di questo anniversario, e insieme a loro studiosi, appassionati, grandi amanti di questa, ecco, lo dico con una passione incredibile, perché Dante all'interno del carcere di Verona sarà quello che ci accompagnerà nei prossimi mesi, e cercherò di viverlo nel modo più limpido possibile, quasi sentendo una grande responsabilità. C'è chi nel pubblico propone cittadinanza onoraria veronese a Dante. Certo, lo è già, cittadino onorario. Noi dovremmo essere cittadini della sua città. Pensate che parole ha dedicato Dante a questa città, quando ci dice che è stato accolto cortesemente a Verona. Pensate cosa dovrebbe imparare Verona, una città che accoglie cortesemente un esule, un rifugiato, un condannato ingiustamente, un migrante, un assassino, un criminale. Dante dice, fa dire al trisavolo cacciaguida, fa predire a questo pellegrino impaurito che chiede cosa mi succederà. Farinata degli Uberti mi ha detto, Brunetto Latini mi ha detto, tutti mi stanno dicendo da giorni che mi succederà qualcosa. Dimmi, cacciaguida, cos'è che succede? E il trisavolo cacciaguida gli dice, nel cielo di Marte, che il primo tuo rifugio, il primo ostello, il primo luogo accogliente sarà la cortesia del gran Lombardo che sulla scala porta il santo uccello. Dice, sarai accolto cortesemente da il Lombardo che porta nel suo simbolo la scala, che è il simbolo della nostra città. La scala è il simbolo della città accogliente. Verona è una città che accoglie, che ha le braccia aperte. E permettetemi, perché è troppo bello, non posso non dirlo, a settembre un gruppo di bambini e di bambine meravigliosi della scuola Rubele di Verona, che hanno continuato a provare il copione grazie alla loro insegnante fantastica, io non sono riuscito, ma lei sì, e ha continuato a provare il copione anche attraverso gli schermi, porteranno in scena nel cortile di Santa Maria in Organo La vita di Dante. Dante a Verona. Wow. Sarà uno spettacolo di 100 bambini che cantano e recitano la storia di Dante nella città di Verona quando era qui durante il suo soggiorno. Quello è uno spettacolo che in qualche modo si collega idealmente al percorso che stiamo facendo a Montorio. Ma è stato uno spettacolo aperto al pubblico? Apertissimo. Wow. Distanziati, se non distanziati. Senza plexiglass però. E senza schermi. No, fuori dagli schermi, basta, usciamo dagli schermi, vi prego. Vediamo se c'è qualcuno che per caso ha verso un botto di commenti. Non vedo delle domande, se non grande entusiasmo. E beh, allora, se non c'è qualche domanda dell'ultimo secondo, io direi intanto grazie infinite a Dario. Direi di rimanere connessi con la pagina del Falie per seguire saranno soprattutto lo spettacolo nella secondariale di Montorio, e quindi per iscriversi e prenotare l'ingresso non ho toccato altri Beh, torneremo a far teatro e cinema in Lessinia, questo sì. Tra pochi giorni anticipiamo, usciamo. Non siamo stati tra quelli che hanno... C'è stato qualcuno malato di annuncite in questo periodo, dove si continuava a annunciare tutto, il contrario di tutto, e poi quasi niente è andato in scena. Noi stiamo aspettando ad annunciare quando sapremo davvero cosa portiamo in scena e come lo porteremo in scena. Però quindi diciamo, esatto, sicuramente sarete attivi. Certo, certo. Qualcosa succederà.
Grazie a Salmo, grazie alla Fondazione San Zeno, davvero, grazie davvero per questo spazio. Grazie a te, Ale. Ciao, arrivederci a tutti e a tutte. Buona serata.